quello di calcio femminile. Dopo la sconfitta esterna di settimana scorsa in casa del Torino per 2-1, Arezzo Calcio Femminile torna in scena al centro sportivo Luciano Giunti per affrontare una rivale nella corsa salvezza, la Juventus femminile. Arzeli, il movimento di Carta, arriva, palla arriva comunque Razzolini, Razzolini, tocco per Carta, 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 insisto di Carta! Attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Parte Moscia nettamente al centro a cercare Di Fiore. La palla arriva a Carta, a Terini, a Terini! E gol! Il gol! A Terini! Il raddoppio dell'Arezzo! Con Aterini che va in gol e Praterini è il quarto gol stagionale, ma qui davvero grande errore della difesa della Juventus che ha lasciato prima calciare Carta e poi la palla che è arrivata a Aterini. Aterini è stato bravissimo a saltare l'avversario e a depositare la palla in rete e per l'Arezzo adesso il match mette in discesa mentre per la Juventus in salita in virtù del 2-0. Di Fiore appoggia per Moscia, attenzione al contropiede di Arezzo, 4-4, Moscia, la palla sulla sinistra per Razzolini, ok Razzolini, verso il centro, Razzolini ancora, prova a rientrare, Razzolini per Carta! 3-0 dell'Arezzo, a play-in, al 33esimo, con Carta! 17esimo gol stagionale, 3-0, partita chiusa, ma che assist Razzolini, che dalla sinistra è rientrata verso il centro, ha saltato l'avversaria e ha appoggiato per Carta, che ha liberato, ha concluso a rete, a porta praticamente vuota. Occhio al corner, va Di Fiore. Di Fiore sul primo palo, la palla rimane lì, poi ci prova Zeghini, Agnese, Zeghini, 4-0 dell'Arezzo. La chiude totalmente Arezzo, 4-0 con il gol di Zeghini proprio allo scadere. E Arezzo sempre più in lotta. Triplice fischio, Arezzo batte 4-0 la Juventus. E questa vittoria sporta quota 54 punti a più 10 dal quarto posto. Diamo il tuo delle reti, è venuto tutti nel secondo tempo. Al sesto Carta, al nono Aterini, al 32esimo ancora Carta, una doppietta. E un minuto fa è Zeghini a segnare il 4-0. Mister, un 4-0 quest'oggi alla Juventus. È una vittoria che diciamo ha ribaltato quello che è successo all'andata e diciamo ha dato continuità qui in casa nei risultati positivi. Sì, diciamo che è una vittoria meritatissima per quanto si è visto in campo. Forse addirittura ci sta un po' stretta per tutte le occasioni che abbiamo avuto. Le ragazze hanno reagito bene alla sconfitta di domenica passata e niente, oggi hanno dato una prestazione, hanno fatto una prestazione importante e quindi siamo fiduciosissimi per il futuro. Abbiamo visto appunto quest'oggi il reparto offensivo funzionare benissimo con Razzolini che da goleador si è trasformata in assist man per Carta. Esatto, ci sono dei momenti in cui magari non si riesce a fare gol, allora ci si mette al servizio delle compagne. Credo che una squadra debba ragionare in questo modo. Se poi la squadra vince, quindi è a vantaggio di tutti quanti. Adesso in virtù degli altri risultati, la Novese ha perso 9-0 contro il Florenza, sono 10 punti di vantaggio dal quarto posto, una salvezza ancora non in cassaforte? Quasi, quasi, ancora la matematica non ci dà ragione, ma diciamo che siamo a un passo, siamo nel rettilineo finale, ora le ragazze devono rimanere concentrate e nelle prossime partite raggiungere questo traguardo importante e meritato. Mentre i festeggiamenti continuano per il 4-0 di Arezzo contro Juventus, ci ha raggiunto Lidia Arzedi, centrocampista di Arezzo. Lidia, quest'oggi una vittoria convincente contro una squadra in cui era difficile giocare e qui andata avete anche perso. Beh sì, ci tenevamo tanto a fare bene, credevamo, abbiamo lavorato bene in settimana dopo la sconfitta di domenica e volevamo portare a casa i 3 punti e ce l'abbiamo fatta con un'ottima prestazione e siamo molto felici. Abbiamo visto nel corso della stagione la squadra crescere molto e raggiungere risultati che all'inizio stagione pensavamo anche impensabili. Ecco, come ci si spiega questa evoluzione in positivo ovviamente di tutte le ragazze, te compresa?
No, no, noi abbiamo, ci siamo prefissati un obiettivo all'inizio del campionato ed era quello di mantenere la categoria. Abbiamo questo sogno e stiamo cercando di mandarlo avanti nel migliore dei modi. Speriamo che continui così.